Siamo in compagnia del Presidente del Consiglio Comunale Lamberto Bertolè, che ringraziamo per la sua disponibilità, e la prima domanda è proprio sul ruolo che ha svolto negli ultimi 5 anni. Il ruolo del Presidente dell'Aula di Palazzo Marino è un ruolo un po' più nascosto rispetto magari a un assessorato, ma diciamo molto importante per la vita politica della città. Che cosa ha significato per lei svolgere questo ruolo negli ultimi 5 anni? Beh, è stato un grande onore, una grande responsabilità, perché l'assemblea del Consiglio Comunale è l'assemblea rappresentativa della città, quindi ho avuto l'onore e il compito di guidare l'aula più importante della rappresentanza dei cittadini di Milano. Due sono le cose, diciamo, fondamentali. La prima, garantire che il luogo del Consiglio Comunale fosse un luogo di confronto, di dibattito, nel rispetto delle posizioni, delle diverse anche culture politiche e dei diversi ruoli e compiti. La maggioranza, che ha il compito di alla fine decidere, perché poi verrà valutata alla fine del mandato sulla base delle cose che ha deciso, che ha fatto, e l'opposizione, che ha il compito di vigilare e controllare, quindi tutelare le ragioni di chi deve decidere e approvare le proprie proposte e chi deve invece controllare e magari provare a modificare le proposte fatte dalla maggioranza. È un compito di assoluta responsabilità, non facile, perché poi gli arbitri, quando fanno bene il loro mestiere, a volte scontentano entrambe le parti, quindi mi è toccato a volte scontentare entrambi. Il secondo compito è di rappresentanza, perché rappresentare il Consiglio Comunale, quindi incontrare la città a nome del Consiglio Comunale, partecipare alla vita civile e sociale della città, è stata una cosa di grandissimo interesse, perché ho incontrato mondi interessantissimi, persone molto interessanti, e ho imparato tantissime cose. In 5 anni i toni all'interno dell'aula non sempre sono stati calmi e pacati, ci sono stati momenti in cui i toni si sono decisamente alzati, si sono sfiorate anche alcune risse, quasi venute alle mani in aula. C'è tra questi episodi uno che si ricorda particolarmente bene? Ma io ho fatto 2 consigliature, questa secondo me è stata più tranquilla di quella precedente. In quella precedente erano volati pacchi di emendamenti, era stato molto più calda e più muscolare, consentitemi questa espressione. Questa volta ci sono stati dei picchi di tensione, io credo che non c'è stato un momento particolare. Forse la cosa che mi ha colpito di più negativamente è la mancanza di rispetto per l'avversario politico, nel senso che ci può stare la diversità profonda di opinioni, radicale, differenze di opinioni, anche lo scontro politico duro, ma mancare di rispetto personalmente alle persone, lo scherno, l'insulto, ecco, queste cose sono davvero deteriori e purtroppo sono avvenute. Parlando sempre di episodi, di momenti, le chiedo allora qual è il momento più significativo di questa consigliatura da Presidente del Consiglio dell'Aula. Senza dubbio la visita del Presidente Mattarella durante il 50° di Piazza Fontana. È stata la prima volta di un Presidente della Repubblica il 12 dicembre a Milano, e il Presidente Mattarella ha scelto di passarlo a Palazzo Marino, quindi nella casa dei milanesi. Per me è stato un grande onore accoglierlo, e insieme ai familiari delle vittime, alle autorità presenti, ai consiglieri, ai rappresentanti delle varie associazioni che abbiamo invitato, poter svolgere in maniera così solenne quel momento di ricordo su una pagina tragica e importantissima della storia della nostra città. Ecco, Piazza Fontana, così come altri elementi, sono tasselli fondamentali della memoria, che è un tema che lei ha sviluppato molto in questi ultimi 5 anni e non solo. Perché il tema della memoria e della testimonianza è così importante per Milano? Sì, è vero, ho prestato moltissima attenzione a questo tema, perché penso che il futuro della città, ma anche il presente, la nostra identità, chi siamo come comunità, come città, dipende molto dal rapporto con il nostro passato. Allora io ho cercato di lavorare per una memoria non retorica, non come adempimento dovuto, ma cercando di renderla viva, attivando, passatemi questa espressione, un dispositivo di memoria che interrogasse sull'oggi. Ho cercato di farlo tantissimo con i ragazzi, con le ragazze delle scuole, ma con la cittadinanza attiva, con le persone, per coinvolgere in un percorso di memoria che fosse denso di significato e di valori, a cominciare dalle stragi di mafia, a cominciare da Piazza Fontana e gli anni del terrorismo, gli esempi positivi di chi ha fatto delle scelte coraggiose e ha contribuito al progresso della nostra convivenza civile. Sono tanti i momenti su cui abbiamo lavorato, tantissimi gli incontri, e penso che bisogna andare avanti in questa direzione.
Ecco, dal passato, dagli ultimi 5 anni, passiamo ora invece all'attualità, all'oggi e un po' anche al futuro. Le ultime elezioni l'hanno vista come uno dei più votati di tutta la tornata elettorale, oltre 2500 preferenze. È impossibile non chiedersi come sia possibile che il Presidente del Consiglio, che dicevamo un ruolo un po' più nascosto, sia andato molto meglio rispetto anche ad alcuni assessori che magari hanno svolto ruoli di primo piano per 5 o addirittura 10 anni. Come si spiega questa riconoscenza da parte dei milanesi? Ma sono sorpreso positivamente, nel senso che mi ha fatto molto piacere ed è stata una grandissima attestazione di fiducia. Io credo che l'elemento vincente della mia campagna elettorale è stato quello di aver attivato tantissime persone che hanno davvero investito anche affettivamente sulla mia campagna elettorale. Hanno creduto che potesse essere utile per Milano e hanno convinto tantissime persone a votarmi. Quindi è stata una campagna in cui si è innescato un meccanismo di passaparola virtuoso. Io penso che come Presidente del Consiglio Comunale mi sono impegnato molto per svolgere questa funzione con serietà, senza effetti speciali, con sobrietà, con rigore, e penso che queste cose sono state apprezzate. A volte si pensa che la sparata che fa uscire il titolo sul giornale paghi di più. Io invece penso che in questo momento i cittadini chiedano molta serietà. Io ho cercato di essere serio, spero non grigio, ma serio, passatemi questa battuta, perché penso che in questo momento storico, in cui il dibattito politico è spesso così inadeguato, la serietà sia davvero una necessità, una cosa che i cittadini chiedono a chi è chiamato a governarli.